Vi è mai capitato di aver la voglia improvvisa di mangiare la focaccia per merenda o per cena? Ma rinunciate all'idea perché con i tempi di lievitazione fareste troppo tardi? Sono sicura che è capitato anche a voi. Io ho risolto il problema con questa ricetta, dove la focaccia non deve lievitare. Ciao a tutti, io sono Micaela e questo è il canale di Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina. Resta con me e vediamo insieme come fare. Mescoliamo assieme 500 g di farina con una bustina di lievito istantaneo, quello per torte salate. Un consiglio, andrà bene anche quello per dolci, ma attenzione purché non sia vanigliato. Passiamo il tutto al setaccio in una capiente terrina. Ora aggiungiamo 2 cucchiaini medi di zucchero e diamo una breve mescolata formando un incavo al centro, dove andremo a versare 300 ml d'acqua e 25 g d'olio extravergine di oliva, che sono circa 5 cucchiai. Mescoliamo il tutto. E a questo punto aggiungiamo 10 g di sale, ossia un cucchiaino colmo. Mescoliamo ancora con il cucchiaio finché riusciamo, poi passiamo a lavorare l'impasto su un piano di lavoro. Lo lavoriamo brevemente, giusto il tempo di ottenere un panetto compatto e morbido. Adoro questa ricetta perché torna molto utile per la merenda o come salvacena. E non è niente male, è ugualmente buona e soffice. Un po' meno alveolata di quella con il lievito di birra o il lievito madre, ma si ottiene un soddisfacente risultato in soli 3 quarti d'ora, cottura compresa. Ecco pronto il panetto, che risulterà essere un pochino appiccicoso, ma non siate tentati ad aggiungere altra farina, bensì mettiamolo nella terrina coperto con un canovaccio e lo lasciamo riposare 10 minuti. Giusto il tempo di preparare la teglia da rivestire con un foglio di carta forno e preparare il condimento. Andremo a condirla con del rosmarino tritato grossolanamente, del sale grosso, o se lo avete usate il sale in fiocchi e 2 o 3 cucchiai d'olio extravergine. Riprendiamo l'impasto con le mani unte d'olio e lo stendiamo nella teglia, allungandolo premendo con le dita, senza tirare l'impasto perché rischieremo di strapparlo. La focaccia rimane croccante sotto e morbida sopra. Intendiamoci, nulla da togliere a quella a lunga lievitazione, ma posso dire che questa si fa onore. Cospargiamo d'olio, questi sono 2 o 3 cucchiai d'olio extravergine, e affondiamo le dita per ricavare i classici buchi che deve avere la focaccia. Cospargiamo con il rosmarino e il sale. Con questo classico condimento la focaccia sarà buonissima da mangiare da sola o accompagnata da salumi, formaggi o verdura cotta di stagione. Eccola qua! In men che non si dica, la focaccia al rosmarino è pronta per essere cotta in forno già caldo a 200 gradi per 25 minuti circa. Sarà pronta quando sarà dorata sia sopra che sotto. Che profumo! Ed è ottima, sia calda che fredda. Dai, prova a farla anche tu quando hai poco tempo. Io ti aspetto nei commenti e sul mio canale con tante altre ricette. Ciao ciao!